Benvenuti ragazzi e ragazze, ecco il canale di Red House 88. Oggi siamo i 10 con... Ragazzi, allora vi dico, se 4 like, arriviamo 4 like, vi dico i 10 top trasferimenti. No, che vi dico 10 top trasferimenti, ma non è come casi. 10 trasferimenti che hanno già fatto con gli e ve lo dico io. Lo sapete già, mi sono andato io, i migliori colpi, i migliori colpi. Al primo posto troviamo Toni Kroos, Germania, Svezia, che finì 2-1. Praticamente alla prima del primo tempo stava facendo Svezia 1-0, poi hanno rimontato, alla fine Toni Kroos praticamente l'ha passato il suo amico. Ha fatto 1-2. Lui di este, lui di praticamente a giro sul secondo palo. Al primo posto troviamo Riccardo Quaresma, Portogallo Iran, che è finita 1-1. Praticamente dal fuori aria con il destro ha tirato il giro. Mamma mia che giro. Ahmed Musa, praticamente lui ha stoppato, l'ha passato il difensore, l'ha stoppato di petto, si è stoppato di petto, ha tirato, ha superato il portiere e ha messo l'incrocio, che è finita 2-1 per l'Algeria. Al settimo posto Nasser Khalid, Belgio Giappone, che finì 3-2. Mamma mia, nel primo tempo ha fatto 2 e hanno rimontato. Praticamente l'ha passato Courtois, ha passato a De Bruyne stava andando, ha passato a quello di Smert in mezzo, l'ha fatta passare Lukaku qui, e lui come si chiama, e l'ha messa dentro. Al sesto posto troviamo Denis Cheryshev, ma questo qua è il gol più bello del mondiale. Allora, praticamente Denis Cheryshev ha fatto 1-2 con Golovin, 1-2, che è finita, non mi ricordo, è finita 2-2, però il rigore vinto quella da 4-3, non mi ricordo. Praticamente lui di con Cheryshev, 1-2 con Golovin, ha passato Golovin, è andato, ha superato Rakitic e Modric, e lui di esterno, quello lì l'ha messo all'incrocio e perché non faceva niente. Subatici. Al quinto posto c'è Lionel Messi, con Argentina, Nigeria Argentina, che vinto 2-0, 2-1, non mi ricordo, 2-1, sì 2-1. Aspetta che cerco, ragazzi, perché sono un po' scemo. Quanto è finita Nigeria Argentina? Se mi risponde. Cerco il calendario della Nigeria. La Nigeria non gioca contro l'Argentina oggi. Entrambe le squadre hanno giocato il 26 giugno 2018 e abbiamo capito, Siri. Un risultato di 2-1. Abbiamo capito. 2-1, come ho detto prima. Allora, l'ha passato il difensore, stoppato di petto anche. Ha tirato una bomba, una fucilata. Al quarto posto Cristiano Ronaldo, sì! Portogallo-Spagna, praticamente non ho fatto fallo, giallo per Piqué, non mi ricordo, che è finita 3-3, sì, e lui all'ultimo secondo praticamente l'ha messo all'incrocio di Gaia così. Terzo posto Luka Modric, questo qua Luka Modric è posto per forte, Argentina-Croazia, praticamente lui ha superato Lionel Messi, e con l'altro difensore Otamendi, mi ricordo, sì, è tirato una fucilata della Madonna, da qui che è finita 2-0, sì, 2-0. Al secondo posto Juan Quintero, Colombia, Giappone, ma questo qua, mamma mia, da fuori aria, da qui con il sinistro ha tirato una fucilata che è finita 2-0, Colombia, praticamente così, e poi Benjamin Pavard, che è finita 4-2 con l'Argentina, mamma mia, quel gol là. Quanto è finita Colombia-Giappone? La Colombia ha perso.
perso contro il Giappone nella fase a gironi della Coppa del Mondo del 19 Scusa. giugno 2018. Ok, sì. Il risultato finale è stato di 2-1. Scusate ragazzi, ha vinto il Giappone 2-1. Poi Argentina-Croazia. Argentina-Croazia, cosa hanno fatto? Argentina-Croazia, cosa hanno fatto? Cosa ho Sì, trovato su 3-0, internet? come prima. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo 4 like, così top 10 trasferimenti in Italia. Ragazzi, arriviamo a 4 like, come ho detto prima.